Ripercorrere le tracce di Dante in Lunigiana è l'obiettivo dell'ultima puntata dei Castelli della Lunigiana, una serie di documentari che ci hanno portato alla scoperta delle più belle fortezze del nostro territorio. In quest'ultimo viaggio riscopriremo le tappe del soggiorno del grande poeta alla corte dei Malaspina. In compagnia di Aurora Razza, con le riprese e la regia di Davide Morina e la collaborazione di Marco Cecchini, visiteremo il castello di Lusuolo, posto a controllo del fiume Magra lungo la via Francigena. La fortezza domina la valle controllando l'importante variante della strada romea. Analizzeremo anche la pace di Castelnuovo, siglata il 6 ottobre del 1306 tra marchesi Malaspina dello Spino Secco, rappresentati proprio da Dante, e il vescovo conte di Luni, Antonio Nuvolone da Camilla, un documento conservato all'archivio di Stato della Spezia. Dante in esilio si ritrovò dunque a fare da paciere in una lotta di potere tra vescovato e Malaspina che andava avanti da secoli. Ospiti speciali: Alessandro Barbero, storico, scrittore e professore di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, e il professor Egido Banti. Le musiche sono composte ed eseguite da Davide Virgilio, segretaria di produzione Morena Primavera, e la voce narrante di Diego Bruzzone, con la partecipazione del gruppo storico Oste Malaspinensis, Simone Musso nei panni di Dante, Bruno Michelucci del vescovo, Luca Lazzarotti come guardia, Alessia Mesti la dama e Simone Valerio. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte.